È soltanto che noi, oltre a renderlo scaricabile per avere una sorta di aggiornamento del Monopoli che sappia parlare di Expo, ma innanzitutto di Milano e di come cambia, una Milano metropoli, quindi Milano intesa come tessuto sociale, produttivo, economico lombardo, abbiamo anche aperto un sito internet dove ciascuno poteva editare e fare la sua versione. Quindi la prima cosa interessante di Expopolis è stato che dopo il nostro gioco che abbiamo portato in giro, insomma, per fare incontri come questo, ne è nata la versione dei comitati di Sesto, del centro sociale di Monza, degli studenti dello IUAV a Venezia, del laboratorio di quartiere di Gratosoglio. Settimana scorsa c'è scritto un comitato contro la speculazione di Mantova e quindi si è rivelato uno strumento virale con cui ciascuno poteva raccontare, approfondire, insomma, narrare la propria resistenza, la propria lotta, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, appunto, il gioco è diventato un libro. Allora io parto da due delle tessere che usiamo nel gioco per aggiungere, insomma, alcuni elementi anche, insomma, per rispondere ai temi che erano sul piatto. Area Expo. Faremo i padiglioni, poi li elimineremo, poi costruiremo un quartiere, alberghi, aree di terziario, commerciali e faremo un parco. Risultato, c'era 1 milione di metri quadri di area agricola, oggi gli animali fuggono e cooperative bianche e rosse preparano la prossima speculazione. Questo è il retro del contratto Area Expo che abbiamo suggerito. E la questione qual è? La questione è che Expo è tante cose, no? Ovviamente noi nel libro proponiamo una lettura nel tempo di Expo, che parte dalle prime esposizioni a metà dell'Ottocento e arriva ad oggi e dà una lettura di questo fenomeno e lo legge come una parabola in qualche modo decadente, in cui quella che era la funzione socio-storica dell'esposizione in tempi appunto di mezzi di comunicazione, di flussi di comunicazione differenti, poi si è via via un po' perso, cioè nasceva come linguaggio con cui il capitale raccontava le proprie scoperte, invenzioni, produzioni e oggi è alla ricerca di una nuova identità. Le ultime esposizioni, in maniera inquietante e molto simile alle ultime Olimpiadi, si sono rivelate tutte dei fallimenti, in termini di partecipazione rispetto alle attese, in termini di debito pubblico contratto dai comuni in particolare, comunque dai territori che lo ospitavano, e in termini di impatto socio-territoriale. Quindi, cioè, poi il punto non è come funzionerà Expo 2015, non soltanto, il punto è se da qui al giorno in cui Expo si chiude, il 31 ottobre 2015, quindi da qui al 2016, ci troveremo a vivere in una Milano, in una Lombardia più vivibile dei diritti oppure più insostenibile. Noi individuiamo anche dei difetti originari dell'Expo a partire dalla scelta della localizzazione in cui farlo, la proprietà delle aree, quindi ci sono già, come dire, le spie che ti portano a pensare che si vada verso insomma, a un qualcosa che genera più debito che entrate per le casse pubbliche in particolare. Nell'esempio di Expo si è scelto di utilizzare delle aree agricole, ex agricole, di proprietà privata, per fare l'Expo quello perimetrato, quello dell'area Expo, quello dei padiglioni, eccetera, eccetera. In cui appunto sì, proprio giusto ieri c'era un convegno che presentava, diciamo, il bando per, come dire, per gestire il parco tematico post-Expo, ma in area in cui l'indice di edificabilità è più alto di quello in città. Quindi siamo di fronte a questo fenomeno, un fenomeno di consumo di suolo e cementificazione di aree, come dire, della cintura verde metropolitana. Però questa è solo una fettina, il grosso dell'investimento fatto in Expo, i 10 miliardi di investimento promessi col dossier di candidatura con cui Milano ha vinto Expo, che non soltanto è un dossier ormai inservibile perché il progetto è profondamente mutato, ma di quei 10 miliardi una fetta minuscola, risibile, 1,4 miliardi circa, andranno in Expo. Tutto il resto sono dei progetti accessori. Allora che cosa significa questo? Che Expo probabilmente, come grande evento, è un contenitore vuoto che ha un brand molto forte, ha un marchio che ha una sua tenuta. E quindi tutta una serie di opere, progetti, speculazioni, investimenti accessori si allacciano, si collegano, attaccano la loro carrozza a questo treno in corsa per cercare di legittimarsi e giustificarsi. Allora Expo non è più quell'evento di durata semestrale perimetrato da un'area ex agricola cementificata. Expo è ad esempio un intreccio di nuove autostrade, Tembre, Bemi, Pedemontana.
Expo è ad esempio l'opportunità nell'area di Cascina Merlata di costruire il villaggio Expo, quindi altre aree agricole su cui si fa un mix funzionale di nuova edilizia residenziale per gente che ha i soldi per poi permettersela e centri commerciali. Allora significa che Expo è l'opportunità per tutta un'altra serie di operatori, ad esempio Coop, che avrà un ruolo fondamentale all'interno delle aree Expo, di presentare gli ipermercati del 2000, piuttosto che per le nuove cinghie di trasmissione del lavoro, delle cooperative, eccetera, eccetera, di spartirsi insomma un po' la fetta dell'investimento pubblico, perché poi Expo, la cosa incredibile è che essendo una sorta di parco giochi, un po' una cosa a metà tra una fiera del turismo e Gardaland, si paga due volte, la prima volta con le tasse e la seconda volta all'ingresso, perché sarà un cancello in cui voi lascerete una quota variabile tra i 20 e i 40 euro per accedere all'esperienza Expo. Diciamo, tutto questo ci parla di un grande evento che ha dei problemi che abbiamo riveduto nelle edizioni passate, che conosciamo e quindi dobbiamo studiare come è andata in altrove per avere un quadro di quale può essere l'eredità dell'evento. Mancata riconversione delle aree, appunto consumo di suolo e cementificazione, debito pubblico, eccetera, eccetera. E poi ha dei problemi specifici legati al territorio, infiltrazioni della criminalità organizzata, eccetera, eccetera. Allora è un peccato che quando si parla di Expo, noi ragiono adesso in particolare per quanto riguarda Off Topic, perché noi ci siamo presi in carico, diciamo, la lotta contro Expo e abbiamo cercato dalle azioni, quando abbiamo partecipato qui al corteo contro Pedemontana, entrando nell'ecomostro qua a fianco, al corteo di Ravenna contro CMC, alla Valsusa, al Terzo Valico, perché abbiamo provato a portare Expo in tante lotte apparentemente separate? Perché Expo, pur non riassumendole tutte, perché non tutto parte e non tutto finisce con Expo, però è appunto il volano, è l'acceleratore di queste iniziative. Pedemontana è un progetto, vuol dire, che risale almeno nelle sue prime versioni agli anni 60, cioè sono più di 50 anni che la vogliono fare ed è sempre lì. La TEM è sempre lì e mancano i soldi e non sanno come rifinanziarla. Brebemi addirittura è metà pronta e finisce nei campi. Allora, tutte queste iniziative, interessi talora convergenti, altre volte incoerenti fra di loro, non riuscivano nel territorio metropolitano ad avere quel via decisivo, quell'occasione. Il grande evento che cos'è? È l'occasione che accentra, è la forza centripeta che assorbe interessi, capitali, visibilità mediatica, mette d'accordo imprenditori e decisori, e quindi è l'occasione che si sfrutta per fare un'operazione, come dire, di marketing territoriale, immagine, turismo, eccetera, eccetera, ma che ha un prezzo alto, un prezzo sociale altissimo. Allora è un peccato che, come funziona Expo? Fa tutta questa iniziativa qua, però, come dire, giocando su un tema paradossalmente opposto, che è quello dell'antropizzazione, della sostenibilità, dell'alimentazione, così. E quindi quello che è accaduto in questi anni è che, ad esempio, tutte le associazioni ambientaliste del panorama italiano attraverso Expo hanno aperto dei loro progetti. Cioè non abbiamo conosciuto nella nostra storia dei soggetti che in maniera chiara abbiano detto: le resistenze singole, il comitato no questo, no quello, possono fare rete e vincere se danno una visione complessiva, credibile, organica, sistemica. Cioè se sanno dire che nessuno di questi progetti è slegato dagli altri. Solo insieme si giustificano, scommettendo sulla trasformazione della Milano Metropoli, scommettendo sulla trasformazione della Martesana nel nuovo polo della logistica, scommettendo sul fare dell'asse del Sempione che collega Milano a Torino, uno degli assi di espansione della città di Milano. Queste scommesse si tengono insieme, crollano abbastanza bene anche da sole, insomma perdono pezzi, si sgretolano via via, però insomma Expo è in corsa. Allora, purtroppo soggetti che si siano in maniera seria esposti sul tema di Expo e abbiano, come dire, cercato di dare un quadro, una lettura complessiva di come il grande evento impatta sul territorio metro lombardo, non ne abbiamo visti. Penso al progetto degli Expo, all'Expo dei Popoli, che tra gli altri coinvolge anche Legambiente, WWF, Italia Nostra, eccetera, eccetera. Penso al fatto che Expo, attraverso gli Expo Days, è riuscito a coinvolgere Vandana Shiva, che parlava di sovranità alimentare, probabilmente non essendo neanche, come dire, perfettamente consapevole, uno va a fare un convegno in bicocca in università, non è che poi... Però appunto penso al distretto di economia solidale rurale del Parco Sud, cioè soggetti spesso sensibili, spesso vicini, diciamo, alle nostre istanze, almeno su questioni locali,
che però poi attraverso l'occasione della visibilità, penso al terzo settore che sarà coinvolto nell'area di Cascina Triulza su un'operazione speculativa su una storica cascina. Per cui Expo, come dire, attraverso questa visione che è molto legata anche alla versione pisapiana di Expo, quindi più aperta, più diffusa sul territorio, più partecipativa, in maniera presunta, riesce a coinvolgere, a sussumere, a fagocitare un po' e dire comunque sarà l'occasione del dibattito. Se siete interessati a questi temi, volete dire la vostra, dal Fondo per l'Ambiente Italiano ai distretti di agricoli, ci sarà spazio per tutti. Ovviamente noi, senza fare un libro pessimista o di denuncia contro tutto e tutti, noi proviamo a dire attenzione, ragioniamo insieme su qual è il prezzo da pagare e poi scegliamo da quale parte si può stare. Non credo che ci sia spazio per ambiguità di fronte ad Expo. Noi nel libro facciamo un paragone tra grandi opere e grandi eventi, cioè Expo, che si dipana nei 6 mesi della manifestazione, assomiglia in maniera inquietante a un'altra grande opera che c'è in Italia, che è quella dell'alta velocità, che si dipana invece nello spazio, perché ci sono degli elementi di contatto, cioè grandi eventi e grandi opere, proprio per la loro dimensione, si assomigliano molto per i loro impatti, per il fatto che, come Roby accennava, utilizzano soggetti e pratiche non convenzionali, quindi attraverso l'utilizzo della protezione civile, dei militari, del sistema dei commissari straordinari, stressano le maglie del diritto accentrando poteri, accelerano i processi di speculazione, il meccanismo degli appalti, permettono in queste ferite che aprono nelle forme, nelle consuetudini della convivenza civile, danno ad esempio spazio alla criminalità organizzata, a meccanismi di precarizzazione del mondo del lavoro, cioè aprono alle nocività a 360 gradi. Non è un caso che, se noi guardiamo alle ultime Olimpiadi, prima si citava Londra, io potrei citare altri due esempi, Torino ha un debito pubblico di 4 miliardi di euro, in grossa parte dovuto al fenomeno delle Olimpiadi. La crisi greca è legata a doppio filo con la crisi della città di Atene, che ha un debito pubblico di 20 miliardi di euro. L'investimento nelle Olimpiadi, oltre ad avere le mostre montagne deturpate in alta e bassa valle da una serie di impianti oggi inservibili, inutilizzabili, posti di lavoro promessi che sono scaduti dopo 3 mesi, oggi bisogna fare i conti con questo, cioè quella è una matrice di debito pubblico. Expo allo stesso modo non è una scommessa sul cambiamento, sulla trasformazione positiva, sulla città delle opportunità, sulla smart city che fanno trabollate e pero. Questa cosa qua è fuori dal mondo. Tutti i progetti collaterali dell'ecosistema Expo, dalle vie di terra alla ristrutturazione delle cascine demaniali, alla stessa via d'acqua, o sono crollati o sono diventati qualcosa di grottesco. La via d'acqua, progetto di rendere delirio morattiano della Milano navigabile con un sistema di navi, riapriamo i navi, tutto farlocco. È un canale di 22 chilometri, in grossa parte con un alveo di cemento, che parte dal Parco del Grugno Torto, attraversa la periferia milanese, mette a repentaglio l'esistenza di 3 parchi pubblici, gli unici che ci sono lungo quell'asse della periferia ovest, e si butta nel Naviglio Grande portando, attraverso un'opera idraulica, 2 metri cubi al secondo dentro un naviglio che ne porta 30-40. Questa roba qui non si giustifica sotto il profilo territoriale, non si giustifica perché non è navigabile, non è fruibile perché è un'opera idraulica, appunto. Non porta nulla. Non ci restituisce una Milano migliore, crea dei problemi, è un canale in parte nascosto, intombinato, perché incontra ovviamente case, appunto i parchi, con lo storico retricolo dei fontanini, delle marcite, delle risaie, eccetera, eccetera, incontra le vie Novara, le forze armate, quindi è un'opera, come dire, che non è più pubblica, è un'opera del consorzio che se ne occupa, di metropolitane milanesi, che giustifica un investimento sulla città che non viene restituito alle persone. Allora, di fronte a questo tipo di iniziativa, a questo Expo, noi abbiamo provato a dire mettiamoci in gioco portando come collettivo chiaramente la nostra proposta di attivisti all'interno dei cortei, dei presidi, delle iniziative di resistenza. Con Inotem abbiamo fatto un campeggio di azione climatica lo scorso anno, 2 anni fa abbiamo occupato Cascina Merlata, eccetera, eccetera. E poi però abbiamo provato a combinare questo lavoro di attivisti con un lavoro di ricerca, di studio, e qui da cui è nato appunto il gioco, per cui abbiamo gli imprevisti, ultimo treno pendolari per la stazione di Bovisa, se passate al via ritirate 20.000 euro. Ultimo treno pendolari perché un modello di mobilità fatto sull'alta velocità e le autostrade
mette sotto scacco, come dire, quegli investimenti che andrebbero fatti sulla mobilità pendolare, per cui FS, che gestisce un servizio pubblico da un soggetto privato, va dalla regione a batter cassa e dice: se tu hai qualcosa da mettere sul piatto ci organizziamo, se no io comincio a tagliare, perché il mio business va altrove, perché a fine anno io sono un SPA e voglio arrivare con un più qualcosa. C'è un Caterpillar non immatricolato nel tuo cantiere, paga una multa di 1.500 euro, perché dentro Expo, così come dentro i cantieri TAV, avviene anche questo, c'è spazio anche per questo, ciascuno degli appalti, Roby lo racconta nei capitoli, nei paragrafi di cui si è occupato, ciascuno degli appalti di Expo, già nei primi anni di lavoro alla piastra, alla rimozione delle interferenze, è stato toccato non soltanto dal nostro interesse, ma dall'interesse della magistratura, della polizia, eccetera. Probabilità: siete gli unici pezzi che si sono fatti sgamare a truccare l'appalto, andate in prigione senza passare dal via. Ecco, questa è la dimensione che noi abbiamo fin qui studiato in Expo 2015. Lo proviamo a raccontare con vari linguaggi. Il libro è il primo contributo, diciamo, non convenzionale sul tema di Expo che va in questo senso, ed è sia un oggetto da leggere, da giocare, da consultare, sia una proposta che noi mettiamo sul piatto, che è dire: non si può più ragionare in maniera separata, stando all'interno di ciascuna delle nostre resistenze. Expo non le riassume sicuramente tutte, ma Expo è uno degli elementi, dei nodi importanti di questa rete di nocività. E quindi comprendere Expo, comprendere perché attraverso Expo si riesce a realizzare quello che giaceva un po', che arrancava da tanti anni, ci aiuta a comprendere come sarà Milano una volta che l'evento si sarà concluso. Su questo bisogna prendere una posizione molto chiara. Noi siamo, e concludo, il laboratorio Off Topic sta all'interno dello spazio sociale Piano Terra, uno spazio occupato nel quartiere Isola. In questa via, che è un punto di separazione tra il quartiere storico, le sue case popolari, eccetera, eccetera, via Confalonieri, e dall'altra parte Porta Nuova, noi li vediamo i tre cantieri con gli alti indici di efficienza energetica, Gold Lead, che sono il Bosco Verticale dei Boeri, le case di lusso e il rasoio di Ligresti. Sono tre cantieri fermi. Da una parte è fallito l'immobiliare, dall'altra la società edificatrice. I lavori della via sono interrotti da 6 mesi proprio a causa di questi cantieri che non hanno allacciato le utenze. Cioè, quel modello che ad alta efficienza energetica costruisce grattacieli sui parchi pubblici probabilmente non ha ragione d'essere. Quindi, anche ciascuna delle buone pratiche, se viene, separata da un discorso sulla città, sul fatto che all'isola noi abbiamo due idee di città evidentemente incompatibili con l'altra. Una vedeva la stecca degli artigiani, il verde pubblico e spazi a disposizione della cittadinanza. L'altra vede il cemento, un giardino cementato, il bosco verticale, in cui a partire da 10.000 euro a metro quadro e salendo, ad alta efficienza energetica, gli imprenditori russi possono venire a passare un weekend di affari a Milano in occasione del Salone del Mobile, la Settimana della Moda o il concerto di Laura Pausini per Expo. Ecco.